signorina De Angelis. Mi scusi, anche se non sono Signora. sposata, vorrei che mi chiamasse signora comunque. Quindi nome, Serena Celeste. cognome, De Angelis. età, Ho 37 anni. professione. Sono direttrice del personale nell'azienda di mio padre, la De Angelis S.p.A. Allora, questi suoi disturbi stressofilici, quando hanno cominciato a manifestarsi? Guardi, non sono io che sono stressata, sono gli altri che non hanno voglia di lavorare tutto il giorno. Quindi rifiuto propria patologia. Perché qui dallo schema nosologico risulta che lei comunque ha avuto delle crisi anche di Sì, recente. purtroppo ho avuto un momento di esaurimento nervoso e sono stata fortunata perché il dottor Novaresi, il primario di questo ospedale, è un amico di famiglia e si è assunto la responsabilità della mia Ecco, la cura. prego di attenersi ad una risposta sufficientemente succinta. La cartella clinica non può constare di considerazioni in stampo personale. Esaurimento nervoso. Quindi vedo qua una dozzina di farmaci tra cui Afromadiolurin, Luxoringon Frangol. Non so come sia stata compilata, ma se è stata compilata decentemente, lei vedrà che ho assunto vari farmaci a cicli. Al momento sto assumendo il Dormi Bella Cicin, gocce, la sera prima di coricarmi. Ma il Dormibella CC non può essere considerato un farmaco. Ne parli col primario? Assolutamente, è un placebo. È un Guardimela. placebo, non è stata dimostrata alcuna efficacia terapeutica di questo Senta, io farmaco. non so come siate organizzati in questo ospedale, ma se nella mia azienda si Allora, qui permettesse a mio innanzitutto non sottoposto di siamo in un cavalcare la mia ospedale, siamo in un centro gerarchia. di riabilitazione. E poi le consiglio immediatamente di tenere un comportamento che sia di esempio ai suoi colleghi. Senta, se lei ha da discutere sulla mia terapia, mi parli col medico che me l'ha prescritta, non certo con me. Emerito sconosciuto, perché ai fini della terapia della stressofilia, questo tale Novaresi che lei ha citato non è assolutamente competente, perché è un neurologo di stampo generico, lei ha bisogno di uno specialista che la segua. Questi Mi ha mandata qui apposta. sono incontri preliminari. Il farmaco che lei dice non è un farmaco curativo, ma è esclusivamente un farmaco Mi coadiuvativo. scusi, non se la prenda con me perché io non sono un medico, non me la sono prescritta da sola. Lei è qui apposta per prescrivermi una terapia, viene pagata per questo e la prego di avere un atteggiamento rispettoso nei miei confronti. Grazie. Rivalizzazione, reiettante, narcisismo istrionico. Allora veniamo al test. Se io le mostro questo disegno che rappresenta una casa, Che brutta casa. negativizzazione delle simbologie. Ma si rende conto? E nel Cioè, caso di è questa vecchissima. bottiglia d'acqua, Mi viene in mente che devo bere almeno 3 litri d'acqua per la mia dieta, ma questo ha rilevanza con la terapia? e in presenza di questo suono che imita il suono delle chiavi. I miei vicini. Guardi, non lo imita, è suono di chiavi. Ma non è mica una donna questa. Non è una donna. Evoluzione della sindrome patogenetica. Questo gesto. Mi fa venire in mente le rivendicazioni sindacali che purtroppo i dipendenti continuamente pongono in atto nei confronti della nostra azienda che, come spero si saprà, in quanto a condizioni del lavoro è ottima. Quindi psicosi da lavorativa.